Venerdì 17, siete pronti a tornare sopra la sbarra per i Bar Muscle Up? I warm up sono 3 round di che cosa? 10 kettlebell deadlift, 8 step over e poi 6 tuck jump. Dopodiché abbiamo un workout, è un AMRAP 16. Come abbiamo detto prima, ci sono dei bar muscle up. Quando li facciamo all'inizio abbiamo un buy in di 3 minuti di bar muscle up, quindi il maggior numero di bar muscle up che riusciamo a fare in 3 minuti. Dopodiché rimangono ancora 13 minuti dell'AMRAP 16, dove dovremo fare un ladder up a salire 5, 10, 15 e così via di box jump over e kettlebell sumo deadlift high pull. Vuol dire che faremo 5 box jump over, 5 sumo deadlift high pull, 10, 10, 15, 15 fino allo scadere dei 16 minuti complessivi. E per finire, come cash out, abbiamo 3 set di 10 box dip con un minuto di riposo tra un set e l'altro. E non dimenticate di seguirci sui nostri social, che sono Facebook, Instagram e YouTube. Warm up inizia con kettlebell deadlift, quindi kettlebell in mezzo ai piedi, schiena dritta, collo neutro, spalle in linea col peso, spingo forte con le gambe, strizzo i glutei, stendo l'anca, ritorno poi a terra con la kettlebell proprio in mezzo ai piedi. Secondo movimento è step over, quindi ci avviciniamo al cubo, appoggiamo un piede sul cubo, spingiamo con la gamba in appoggio, saliamo, non serve stendere l'anca, scendiamo dalla parte opposta, ripartiamo cambiando gamba di salita. L'ultimo movimento sono dei tuck jump, quindi dei salti, caricamento, ginocchia che salgono verso il petto, carico, salto, ricevo le ginocchia il più possibile vicino al petto. Dopodiché nell'AMRAP 16 abbiamo come primo movimento 3 minuti di bar muscle up, quindi ci appenderemo alla sbarra, mani un pochino più larghe delle spalle, dopo aver fatto un jump to hollow, hips to the bar e arriviamo sopra la sbarra. 3 minuti, maggior numero di bar muscle up, potremmo scalarli ad esempio se no con dei kipping pull up più dei push up, così andando a ricreare i due movimenti di tirata e spinta del bar muscle up. Se siamo a casa possiamo scalarlo con inverted row e ad esempio chair dip. Dopo i primi 3 minuti iniziano gli altri due movimenti nel tempo rimanente in ladder up, che sono box jump over, quindi salto sul cubo, non è necessario stendere l'anca, tocco con entrambi i piedi sopra il cubo e scendo dalla parte opposta, e dopodiché kettlebell sumo deadlift high pull, kettlebell in mezzo ai piedi, spalla in linea, spingo forte con le gambe, stendo l'anca, innesco la tirata al mento, stendo le braccia in discesa e ritorno nella posizione di partenza. Per concludere, come cash out abbiamo 3 set di 10 box dip, quindi ci sediamo sul nostro box, sulla nostra seggiola se siamo a casa, le mani leggermente più larghe dei fianchi, versione più difficile con le gambe tese, scendiamo pensando di portare i glutei verso il pavimento scivolando con la schiena vicino al cubo, la versione un pochino più semplificata è con le gambe leggermente piegate.